Siamo qui al termine dell'incontro fra Terco Gaeta e Città di Cisterna, 2-0 per la squadra ospite, abbiamo il dirigente appunto Fianchini, a lui chiediamo un giudizio su questo match, mi sembra che comunque è stata tra l'altro una buona gara per entrambe le squadre, ha vinto la squadra che ha messo dentro la palla insomma in effetti. Sì, hai fatto un'analisi perfetta della partita, nel senso che il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, loro hanno attaccato, noi abbiamo tenuto bene il campo, benissimo il campo, abbiamo subito poco i loro attacchi. Gli ultimi 10 minuti abbiamo sfruttato le ripartenze nostre e siamo andati sul 2-0, abbiamo chiuso sul 2-0 il primo tempo. Secondo tempo loro hanno alzato la pressione e ci hanno messo un po' più in difficoltà rispetto al primo tempo, hanno preso un palo, una traversa, il nostro portiere ha fatto 2-3 grandi interventi, abbiamo subito di più, abbiamo avuto le nostre occasioni per chiuderla, non le abbiamo sfruttate, poi alla fine insomma è finita così, è giusto diciamo... così. Sicuramente insomma come ho detto prima ha vinto la squadra che ha messo dentro la palla col. Come chiude questo Gaeta? Ma Gaeta sinceramente ho avuto un'ottima impressione, soprattutto al secondo tempo, una squadra tosta, gagliarda, che non molla, che ci ha messo soprattutto al secondo tempo in seria difficoltà. Secondo me con queste prerogative possono puntare a salvarsi, soprattutto ecco, nel loro terreno amico dove possono far punti e ecco, magari oggi giustamente ce li prendiamo noi, però sono convinto che con questo atteggiamento anche loro possono dire la loro fino a fine stagione. Cosa vuol dire per il Cisterna lottare per la salvezza rispetto agli anni scorsi che puntavano sempre alla vittoria finale? Purtroppo quest'anno c'è stato un ridimensionamento, anche se... adesso abbiamo deciso di puntare su tutti i ragazzi di Cisterna, quindi creare un ambiente cisternese con gente che gioca veramente per la maglia, per il paese e per noi, per la società, per tutti. Certo, all'inizio è stata un po' dura prendere contatto con una realtà leggermente diversa, però come avete visto anche voi l'impegno che mettono tutti i sabati questi ragazzi durante gli allenamenti, non puoi che essere orgoglioso di avere dei ragazzi, ma prima di tutto degli uomini. Quello è importante. Sì. Prossimo turno sicuramente in casa, no? Prossimo turno sabato con l'Anzio Lavigno, ci aspetterà un'altra battaglia. Adesso veniamo a 3 vittorie consecutive e dobbiamo continuare così. La salvezza arriverà fra poco, insomma. Speriamo, è lunga ancora, non ci pronunciamo. In bocca al lupo. Crepi.